Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qua per la TBR di ottobre. Prima di cominciare vi ricordo velocissimamente di iscrivervi, ma detto questo, cominciamo! Cominciamo con Signore delle Ombre e Regina dell'Aria delle Tenebre, rispettivamente secondo e terzo libro della saga di Dark Artifices di Cassandra Clare. È da giugno che leggo il mondo di Shadowhunter e me ne sono innamorata. Ho voglia di continuare, voglio leggere tutti i libri finora usciti della Clare e quindi appunto continuo The Dark Artifices TDA. Questi libri erano in TBR da un po', il primo sono effettivamente riuscita a leggerlo a settembre, mentre gli altri due tornano appunto qua in questa TBR di ottobre. The Dark Artifices è la storia di Julian ed Emma, in realtà anche tutta la famiglia Blackthorne, che affronterà diverse vicissitudini. Questo viene considerato un po' il punto debole della Clare. Ne ho sentito parlare sia estremamente bene per i personaggi, le relazioni tra i personaggi, eccetera, eccetera, sia estremamente male, soprattutto a livello di trama. Nonostante questo, voglio farmi una mia opinione e quindi vedrò come sono effettivamente questi libri. Se ho alcune dinamiche, alcune situazioni che ci devono essere, alcune mi piacciono, nel senso che ci sono scene che ho voglia di leggere. Per quanto riguarda altre dinamiche, non mi piacciono. Una delle dinamiche che io non apprezzo è quella dell'amore proibito, che so per certo essere presente almeno nel secondo libro. Poi nel terzo mi sono fatta erroneamente uno spoiler, quindi so che questa dinamica dovrebbe esserci solo più o meno per metà libro circa. Comunque, mi sono fatta anche diversi spoiler, uno tra l'altro non volevo neanche farmelo, però ops, guardando su internet mi sono spoilerata una scena di metà terzo libro, ma dettagli, e quindi leggerò anche questi due mattonazzi della Clare. Prossimi libri di questa TBR, Spin the Dawn e Unravel the Dusk, Il Sangue delle Stelle 1 e 2, recente pubblicazione di Oscar Wolt. Recente relativamente perché è di tipo fine agosto. Leggerò sicuramente il primo e se mi piacerà continuerò con il secondo libro. Questo libro è nella mia wishlist da tipo 2 anni, una cosa del genere, perché ne avevo sentito parlare molto bene, mi ispirava e quindi ho detto lo metto in wishlist, ma soprattutto perché avevo sentito che sarebbe arrivata una traduzione, quindi ho detto aspetto, quando arriva la traduzione me lo leggo in italiano. E quindi ecco qua la traduzione ed ecco qua che io me lo leggo. Non mi ricordo niente della trama nonostante io l'avessi letta e mi ricordo solo che dovrebbe piacermi. Ultimo libro di questa TBR è in realtà in forse perché non so se avrò il tempo di leggerlo ed è Fantasmi del Mercato delle Ombre, sempre di Cassandra Clare, è il prossimo libro nella lista, insomma, dei libri da leggere di Shadowhunter, dopo TDA si va con Fantasmi del Mercato delle Ombre, che da quello che so è una raccolta di novelle dal punto di vista di un personaggio, di cui non faccio il nome perché sarebbe spoiler, e comunque è un personaggio che io adoro particolarmente, è tipo uno dei miei preferiti, e quindi sono davvero curiosa di leggere tutto questo, però allo stesso tempo è una raccolta di novelle e non mi fanno impazzire le novelle della Clare. Comunque, leggerò se ho tempo anche questo. Bene, la TBR si conclude qua, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video. E vi ricordo che qua sotto in info box trovate anche sempre il link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!